Benvenuti su Radio Web Cure Primarie, un appuntamento della Scuola Veneta di Medicina Generale. Le prospettive angolari, ovvero il contributo multidisciplinare su temi specifici che nascono dalle cure primarie per le cure primarie. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Radio Web Cure Primarie. La tipologia di trasmissione che affronteremo oggi sarà quella delle prospettive angolari, cioè diversi punti di vista su un tema che andremo a trattare. E che tema tratteremo stasera? Avrà un titolo affascinante, litiasi urinaria, attenzione a non sbagliare i calcoli. La litiasi, tema che il medico di famiglia affronta spesso, ma che necessita probabilmente di una messa a punto per riuscire a ricordare gli aspetti principali, le manovre più importanti da effettuare, le indagini più utili e anche come comportarsi di fronte a casi complessi e complicati. Ne parleremo con la professoressa Maria Angela Ceruto, che è direttrice della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università di Verona, e che ringraziamo per aver dato la sua adesione a questa trasmissione. E ne parleremo anche col professor Alessandro Antonelli, direttore della clinica urologica, sempre dell'azienda ospedaliera Università di Verona, che ringraziamo per aver partecipato. Io partirei subito scaldando i motori con la professoressa Ceruto, che ci porterà un caso clinico molto particolare, da cui il titolo di questa trasmissione. Prego, professoressa. Grazie, vi ringrazio, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Oggi parleremo di un caso particolare. Io sono urologa, ma questa sera con voi voglio proprio togliermi il camice da urologo e mettere il camice del non urologo, dell'internista, nella fattispecie dell'ematologo. Vi presento il signor Giorni, che si irradia a livello dorsale. A volte l'avete sentito magari di pazienti che hanno dolori a livello lombare. Contestualmente a questo dolore in sede lombare c'è anche l'insorgenza di un'altra tipologia di algia. Bene, un'algia di tipo colico che dalla sede lombare si va a irradiare anche lì. Il proprio medico curante aveva consigliato al signor FL di assumere il diclofenac con parziale beneficio e con un sollievo da parte del paziente solo in posizione supina. Giunto in pronto soccorso, il collega esegue la consueta raccolta anamnestica, nella quale si evince che da circa un anno il paziente è seguito dai colleghi patologi per la presenza di un mieloma IgCK e è stato trattato fino a qualche mese fa con un protocollo a cicli con melfan, prednisone e talidomide. Due mesi fa c'aveva un quadro di stazionarità ematologica, dal quale però si evinceva la presenza di una lieve leucopenia, che ovviamente era correlata, poteva correlarsi alla protratta terapia alchilante, con una funzionalità renale nella norma che lo inquadrava in uno stadio clinico 2A del mieloma di cui era affetto. Andando a scavare più in profondità, emergeva che il signor FL presentava anche un quadro di gotta da circa 15 anni, contestualmente ad una calcolosi renale bilaterale che però non gli arrecava nessun disturbo ed era in terapia con allopurinolo, dosaggio che era stato incrementato da 100 mg a 300 mg die da quando era in corso la terapia antiblastica. Quindi sia la gotta sia il meloma potevano essere causa di un danno renale, nell'ipotesi che questo signore fosse giunto in pronto soccorso con una problematica che potesse essere affrontata dal punto di vista nefrologico, internistico, ma perché no, ovviamente anche ematologico. Noi tutti sappiamo che il danno renale dal riferito anamnestico del signor FL poteva essere dovuto al mieloma in sé, quindi ai depositi glomerulari di amiloide, ma anche all'infiltrazione del parenchima renale da parte delle cellule mielomatose, ma anche correlarsi alle complicanze stesse del mieloma, quale l'ipercalcemia cronica, le infezioni ricorrenti,
e non ultima l'iperuricemia causa anche della gotta. Quindi una doppia ipotesi di danno renale, quest'ultima con l'iperuricemia, di danno di tipo tubulo interstiziale per precipitazione dei cristalli di acido urico, soprattutto a livello del tubulo distale, laddove il pH è noto essere più basso e quindi la solubilità degli urati minore. Ovviamente il paziente era anche in cura antiblastica, quindi con un incremento di lisi cellulare, quindi una crescita ulteriore del quadro iperuricemico. In pronto soccorso, per andare a risolvere il quesito perché ha male a livello lombare, viene eseguito da parte del collega un RX colonna dorso lombare e degli esami ematochimici. Agli esami ematochimici quello che si appalese evidente è che il paziente presenta un peggioramento del quadro leucopenico con un quadro di pancitopenia, ma anche un'insufficienza renale. Dal punto di vista invece dell'imaging, un quadro che va a deporre per delle lesioni vertebrali e quindi contestualmente alla pancitopenia una progressione della malattia ematologica. Ma all'RX colonna dorso e lombare era presente anche una calcificazione a sinistra di L3 con ombra renale sinistra incrementata. Alessandro, professor Antonelli, da questo quadro che cosa può dire l'urologo? Buonasera a tutti, buonasera Mariangela, buonasera Massimo. Mariangela, credo che l'urologo in questa situazione prima di tutto debba constatare una complessità del caso, come ben hai detto, nella quale ci sono veramente una miriade di fattori che tra di loro si intersecano sia a giustificare un quadro clinico attribuibile a un problema appunto ematologico, sia nel far sospettare in realtà anche un problema di natura più strettamente urologica. Io mi sarei concentrato in parte sull'anamnesi di questo paziente e mi avrei voluto verificare se erano presenti anche sintomi più tipicamente urinari o neurovegetativi, quindi parlo sia di disturbi menzionali sia eventualmente anche di nausea, per orientarci un po' meglio verso un'ipotesi appunto che ci portasse all'ipotesi di una colica renale. L'altro punto, credo che tu concorderai, in questa diagnostica probabilmente ci manca un accertamento che vada a vedere i reni di questo paziente come, esatto, come quest'anno. Sono pienamente d'accordo con te. In realtà in questo momento i colleghi si erano soffermati soprattutto sulle problematiche relative al mieloma e l'unico dato in questo momento che ci fa sospettare che ci possa essere un problema di calcoli è proprio questa calcificazione a sinistra di L3 con un'ombra renale sinistra aumentata, che potrebbe ovviamente farci sospettare la presenza di idronefrosi con una calcolosi a livello renale, quindi un'ostruzione, una retrostasi che potrebbe spiegare il rapido peggioramento della funzionalità renale insieme a quelle ipotesi eziologiche che avevamo detto di danno renale dovuto al mieloma in progressione e alla gotta. Ma cosa succede in realtà? Prego Massimo. Quindi adesso che fare? Come proseguiamo l'iter diagnostico terapeutico? Vi dico quello che ha fatto realmente, questo è un caso vero. Cos'è successo? Bene, il paziente è stato ricoverato in ematologia perché i colleghi in pronto soccorso hanno ritenuto che il quadro complesso dal punto di vista ematologico fosse quello più preponderante e a questo punto hanno indagato in maniera più approfondita la possibilità che ci fosse una progressione di malattia non più responsiva ai cicli di terapia alchilante che il paziente 2 mesi fa aveva intrapreso e sospeso temporaneamente. In realtà gli esami ematochimici eseguiti durante la degenza in ematologia hanno confermato la progressione del quadro ematologico, per cui i colleghi si sono soffermati sul trattamento del dolore considerandolo secondario alle lesioni vertebrali e quindi
hanno coinvolto il collega ortopedico, il quale ha consigliato l'impiego di un busto rigido da usarsi quando il paziente si mobilizzava, con un miglioramento soggettivo. Non ci dimentichiamo che il paziente all'ingresso sottolineava che riusciva ad avere beneficio dal dolore quando era solo in posizione supina. Ciò significava che il dolore ingravescente era di tipo osseo, però aveva quegli episodi intercorrenti da 15 giorni sospetti per coliche renali subentranti. La mielocente cisternale ha confermato la presenza di una progressione del mieloma e la scintigrafia ossea ha constatato che c'era un peggioramento del quadro di malattia metastatica, perché il paziente aveva delle lesioni ripetitive a livello della teca cranica che erano in incremento. E qui abbiamo un altro dato di sospetto urologico: quale reperto accessorio veniva segnalata alla scintigrafia un'abnorme persistenza di urina radioattiva a livello della pelvi renale sinistra. Ma come ha detto Alessandro in precedenza, ancora non troviamo un imaging reale che possa andare ad indirizzarci su una problematica urologica, una diagnosi un po' più specifica di quella famosa calcificazione in L3 a sinistra. Ciò non di meno, finalmente viene fatta un'ecografia. All'ecografia dell'addome, ricordate che il paziente aveva segnalato la presenza di una nefrolitiasi bilaterale da 15 anni, ma asintomatica. Ebbene, all'ecografia addome viene documentata al gruppo caliciale inferiore la presenza di una grossolana immagine iperecogena con cone d'ombro posteriore riferibile a calcolo, con un conservato spessore parenchimale ed un'assenza di dilatazione a destra, mentre a sinistra il rene risultava dilatato e insieme all'uretere, che è riconoscibile fino al tratto lombare, dove era presente un'immagine iperecogena da riferirsi al calcolo. Contestualmente a voluminose formazioni calcaree a livello del gruppo caliceale inferiore. A questo punto, Alessandro, chiedo a te, che sei l'urologo in questo momento, cosa faresti? Ma prima di tutto ti dico una cosa che mi veniva in mente ascoltandoti, che mi diceva sempre il mio maestro, che tra l'altro era padovano, e che è sempre la seconda patologia a fregarti, vale a dire che gli errori più gravi si commettono spesso quando ci si concentra sulla patologia apparente e si trascura il fatto che ce ne possa essere un'altra associata, come è in questo caso. Quindi il punto focale di questo quadro che hai descritto, di questo caso, secondo me, e ti rimbalzo subito una domanda, è anche il tempo che nel frattempo è trascorso, cioè dall'esordio a quando avete ottenuto questa diagnostica ancora preliminare. Quanto tempo è trascorso? Sono trascorsi diversi giorni, perché il paziente, da quando è stato ricoverato, ha dovuto fare prima la terapia, intraprendere il percorso diagnostico di tipo ortopedico ed ematologico, quindi ha fatto la mielocentesi, ha fatto la visita ortopedica, ha fatto la scintigrafia. Quindi sono passati circa 4 giorni. Ecco, possiamo pensare che in un paziente compromesso e delicato come questo, un'attesa così prolungata, peraltro già in atto, su un processo già in atto da giorni precedenti, con un rene in una condizione di stasi importante come quella che ci ha descritto finalmente l'ecografia, rappresenti una condizione di rischio per la vita. Per cui da farsi in questo momento, tutto sommato, non riguarda in senso stretto i calcoli, ma riguarda la conseguenza di questi calcoli, cioè dobbiamo trattare immediatamente l'ostruzione provocata dal calcolo. Esatto, il paziente già in realtà arrivava con un quadro che poteva metterlo in pericolo di vita ed era un paziente che ovviamente era in insufficienza renale acuta, poteva manifestare, aveva... Vorrei farvi vedere un qualcosa che dal punto di vista urinario, ma sempre dai colleghi, è stato sottovalutato. C'erano oltre 40 globuli rossi per campo e 10-20 globuli bianchi per campo. Ciò significa che il paziente aveva anche un quadro
misconosciuto non solo va bene di microematuria, ma aveva un quadro che poteva sospettare la presenza anche di un'iniziale infezione. Vi ricordate che il paziente aveva il mieloma e quindi è un immunodepresso e quindi soggetto a infezione e ha dei calcoli che espongono ad infezione e ha adesso, l'abbiamo scoperto, una calcolosi a stampo incompleta bilaterale. È ovvio che normalmente nella nostra pratica sia Alessandro che la sottoscritta siamo abituati a fare d'amblè, cioè in pronto soccorso l'ecografia, in questo caso è chiedere anche un attacco in bianco. Non è stato fatto. Quello che è stato fatto in questo paziente è che dopo l'ecografia addome, poiché le condizioni del paziente erano critiche, è stato chiamato l'urologo, il quale, vedendo la situazione critica, ha deciso di posizionare una derivazione interna, quindi uno stent ureterale tipo WJ, per risolvere il problema dell'insufficienza renale in acuto, previa copertura antibiotica empirica, ovviamente preceduta da un'urinocoltura. Va sempre fatta l'urinocoltura nel momento in cui si va a violare l'asse escretore. La risoluzione dell'insufficienza renale è importantissima sotto tutti i punti di vista, perché consente di preparare il paziente, abbiamo visto che è un paziente complesso, di prepararlo alle nuove terapie che dovrà affrontare di tipo antiblastico per la gestione del melanoma. Ovviamente il paziente deve essere considerato un immunodeficiente, c'è l'immunodeficienza B tipica del mieloma, e quindi bisogna stare attenti alle infezioni. E cosa succede, infatti? Nel post-operatorio, nonostante la copertura antibiotica, compare febbre alta, iperpiressia 39,5, dolore al fianco, vomito, contrazione della diuresi, con riscontro agli esami di laboratorio di tappeto di globuli bianchi e rossi, da 10-20 siamo passati a un tappeto, un incremento ulteriore della creatinina che da 2,1 è diventata 2,9, l'azoto ureico si è incrementato, abbiamo un quadro di anemizzazione, i globuli bianchi si mantengono stabili 4,5, ma ricordiamoci che il paziente era in pancitopenia, quindi partiva con una leucopenia con delle piastrine che da 115.000 sono arrivate a 130.000. A questo punto, Alessandro, cosa faresti? Che diagnosi pensi che abbia questo paziente? Mi senti? Sì. Oddio, la diagnosi mi pare che sia ben definita. Massimo, penso che sia un caso sul quale abbiamo ben chiaro che cosa sta succedendo a questo paziente. Il grande dubbio è in realtà come procedere, quale sospetto diagnostico avere e come rapidamente arrivare a capire cosa fare, perché esatto. Il quadro si sia complicato al punto tale che noi siamo andati dietro a un nemico quando in realtà ci attaccava alle spalle qualcun altro. Certo, ma adesso esatto. Dico al paziente, è un paziente che insomma si ritrova in una situazione settica di importanza grave in termini generali, gravissima nel caso specifico, viste le comorbidità. Esatto. Quindi il paziente viene subito posto in terapia con Tazo 5-3-5x3. Ovviamente dal punto di vista dell'imaging c'è una risoluzione del quadro idronefrotico, il paziente con la terapia antibiotica sta meglio, ma nonostante tutto persiste la nausea, persiste la scarsa diuresi, l'oliguria, appare confuso e soporoso e c'è la comparsa di un'atonia intestinale. Le urinoculture sono positive per pseudomonas aeruginosa, abbiamo un ulteriore incremento della creatinina, quindi degli indici di funzionalità renale, il potassio è 5,5, c'è veramente un quadro che pone il paziente a rischio di vita. Il paziente è in una sepsi importante, con contestuale focolario pielonefritico, e a questo punto bisogna necessariamente cercare di inquadrarlo dal punto di vista generale con terapia idratante,
iniziare una terapia nefrologica con diuretico, furosemide, difosfonato per ridurre l'ipercalcemia e per anche agire sull'atonia, sulla naso e l'atonia intestinale, e grazie a questi step terapeutici, cioè un progressivo recupero del quadro generale del paziente fino al rientro dei valori di creatinina e del potassio, con un recupero quasi della situazione ematologica rispetto a prima dell'accesso in pronto soccorso. Prima della dimissione riprende il signor F il trattamento del mieloma, viene riaffidato quindi alle cure del DH, del deospita, dell'ematologia, e quello che si consiglia al paziente è quello di stare attente alla gestione delle infezioni, delle vie del generali, particolarmente dell'igiene del cavolare col controllo periodico delle urinocolture, andare a valutare ovviamente periodicamente l'emocromo, gli indici di funzionalità renale, dimenticandoci però di qualcosa. Di cosa, Alessandro? Cosa si sono dimenticati i colleghi alla dimissione, in questa lettera di dimissione? È una dimenticanza importante, perché non so se la risposta è giusta, perché il caso lo sto scoprendo un po' insieme a te, che si sono dimenticati del fatto che ha uno stent, un catetere, uno stent ureterale inserito, e la dimenticanza anche qui assume un'importanza generale, nel senso che questo credo che sia un primo messaggio massimo per tutti gli ascoltatori, i pazienti che escono dai reparti di urologia o dagli ospedali con queste endoprotesi ureterali, bisogna sempre aver ben presente che le portano, cioè voglio dire che non deve essere dimenticato che ci sono state poste, perché prima o poi o vanno sostituite o vanno tolte. Esiste addirittura in maniera ciclica, sorge la proposta di fare proprio dei registri ufficiali degli stent ureterali, perché non succeda, cosa che anche Mariangela sicuramente ricorda, ciclicamente sempre vediamo, cioè pazienti che dopo 3-4 anni torna a mente che ce l'avevano, e perché? Perché non è stato ben chiarito sulle lettere di dimissione, o perché il paziente magari ha dimenticato di seguire le indicazioni. Importanza specifica in questo caso, perché questo è un paziente uricosurico per i mille motivi che hai detto, peraltro una diatesi ditiasica ben evidente dalla sua storia clinica, anche indipendentemente dal mieloma, per cui il primo rischio concreto di questa condizione di essere portatore di uno stent ureterale è che questo stent ureterale, invece che svolgere una funzione di aiuto, cioè facilitare l'eliminazione dell'urina, ne compia un esattamente opposto, cioè si ostruisca, diventi uno struttore invece che un facilitatore dello scarico. Quindi la gestione multipla di questo paziente, ci siamo occupati solo del mieloma, come aveva detto Antonelli dei maestri, bisogna considerare tutte le patologie che ci sono contestualmente, e quindi della calcolosi e della terapia che abbiamo fatto in urgenza, quindi lo stenting, che cosa ne facciamo? E di questo ne parleremo più tardi. Ok, perfetto. Quindi resta un po' questo dubbio di questi calcoli del signor FL, che fine faranno? Io direi di agganciarci un pochettino a questo caso complesso di calcolosi, che aveva una causa di un'urgenza metabolica, diciamo, che ha distratto un pochettino l'attenzione, quindi sono stati dei calcoli sbagliati sostanzialmente. E viene da chiedersi un po' in generale quanto in realtà è diffusa questa calcolosi urinaria, perché i medici di famiglia sono anche abituati a vedere pazienti multiproblematici. Non dimentichiamo che ormai la comorbidità è la regola per la medicina del territorio, pertanto ci troviamo di fronte a pazienti che hanno 9 su 10 l'artrosi lombare, diciamo così,
tutti i dolori di questo mondo, insieme a tutto un sacco di altre cronicità che alle volte distraggono da questa patologia così semplice, ma in realtà così determinante, come abbiamo visto in questo caso, sulla salute del paziente. Quindi, Alessandro, come sostanzialmente quanto è diffusa la calcolosi? Quali possono essere le cause che la predispongono? Grazie della domanda, Massimo. Allora, la calcolosi è diffusa in maniera, ha un'altissima prevalenza. Abbiamo preparato anche un paio di slide, se vogliamo presentarle. L'altissima prevalenza è testimoniata, credo, un po' dall'esperienza di tutti, nel senso che gli episodi di calcolosi, di colica renale, pardon, vengono considerati tutto sommato quasi come banali, e di lì anche un po' sta il richiamo all'attenzione a non sbagliare questi calcoli, nel senso che l'altissima prevalenza porta talvolta alla sottovalutazione del problema. La prevalenza di questa condizione è, ma possiamo presentarle così le vedono tutti? Io non so se le state vedendo, io non le vedo. Chiedo alla regia, eccole qua, perfetto, grazie mille. E per farle procedere, devo farle procedere io? Sì. Scusatemi se mi trovo in parte impreparato, ma è giusto per... Ok, benissimo. No, dicevo che la prevalenza è altissima, e questa prevalenza riguarda una quota di popolazione che si stima intorno a un quinto, ma tenete conto che questo è un dato ampiamente sottostimato, vale a dire che l'episodio che arriva all'attenzione del medico non riguarda la totalità dei casi, per cui ci sono molti pazienti che hanno episodi a risoluzione spontanea con i quali convivono. Credo che dal punto di vista diagnostico, lo vedremo anche nello scorrere di questa breve presentazione, l'anamnesi e l'esame obiettivo, come si dice sempre, ma qui lo possiamo dire veramente in modo convinto, restino dei capisaldi, cioè l'inquadramento di un episodio di colica renale. È vero quello che dicevi, Massimo, che spesso si rende più difficile per il polimorfismo, ecco, dei quadri sintomatologici appunto comuni, come può essere il banale mal di schiena, piuttosto che il disturbo della colite o le patologie annessiali anche nelle donne più giovani o anche meno giovani, che spesso mimano dei dolori appunto di natura in termini proprio di distribuzione simile a quella della colica renale. Però la sintomatologia neurovegetativa, i sintomi menzionali e l'anamnesi e spesso anche la familiarità di questa patologia sono viceversa, se ben inquadrati, ben indagati, sufficienti per riconoscerla. Comunque, come dicevo, si stima che riguardi quasi un quinto della popolazione industriale, meno nei paesi in via di sviluppo, anche se in realtà in questa popolazione abbiamo una prevalenza molto più alta di calcolosi invece che si localizza a livello vescicale. Abbiamo una quota di episodi di colica renale nel corso della vita che, come vedete, riguarda anche qui addirittura un decimo della popolazione. È prevalente nel maschio, e la distribuzione per fasce di età tutto sommato copre tutte le età, addirittura anche il bambino, ma c'è anche lì una fetta di popolazione più affetta, che è quella dai 30 ai 50 anni. La distribuzione a livello geografico è molto differenziata, perché ci sono condizioni predisponenti che variano appunto anche in base alla geografia, oltre che possibilità diagnostiche di tipo diverso. Il primo spot che vogliamo dare è che la calcolosi può riguardare chiaramente tutti i distretti dell'apparato urinario, dal fornice caliceale fino al meato uretrale. Tuttavia ci sono dei contesti, diciamo, che possono essere descritti in maniera più organica, e sono quelli che riguardano la calcolosi vescicale, che sostanzialmente fa storia a sé stante. Ricordatevi che se trovate un paziente con un calcolo in vescica, è quasi sempre, per non dire sempre, una calcolosi cosiddetta secondaria, cioè è una calcolosi che consegue un problema che riguarda il distretto cervico-uretrale, quindi che sottende a una difficoltà di svuotamento vescicale o, in alcuni casi, la presenza di corpi estranei, in particolare i cateteri vescicali o, come vedremo, anche i nostri cateteri ureterali nella loro componente vescicale possono
calcificare e formare dei calcoli. Ha una clinica sua propria, non c'è la colica renale in questa situazione, ma ci sono sintomi bassi. E ricordatevi che una diagnosi importante perché la calcolosi vescicale può portare, a seguito del quadro infiammatorio cronico, allo sviluppo di neoplasie vescicali, in particolare di tipo squamoso, che sono particolarmente aggressive. Ecco, questo ambito lo possiamo chiudere già con questi due cenni. La grossa fetta della calcolosi nelle nostre latitudini è quella viceversa reno-ureterale. La genesi è complessa, credo che ne parlerà la professoressa Cerruto tra poco. Si possono individuare dei fattori che riguardano in senso stretto il soggetto, cosiddetti intrinseci, e fra questi mi preme ricordarvi, vabbè, l'aspetto familiare, ve l'ho già detto, c'è una certa distribuzione familiare per motivi che possono essere anche in realtà non intrinseci, cioè legati alla condivisione dei fattori ambientali comuni, però sicuramente una, diciamo, una possibile, chiamiamola ereditarietà esiste. Ricordiamoci che i fattori metabolici incidono, in particolare il peso corporeo e quindi l'obesità è un fattore di rischio per la calcolosi, probabilmente a seguito di un rimaneggiamento osseo che consegue l'aumento di peso, quindi una serie di conseguenze che coinvolgono il metabolismo del calcio. Le malformazioni urinarie sono particolarmente importanti perché predispongono allo sviluppo di calcolosi. Se abbiamo una stenosi del giunto, quindi una giuntopatia, quell'idronefrosi che essa determina favorisce la calcolosi. Ancora qui abbiamo detto dei corpi estranei che sono sostanzialmente gli stent ureterali di cui abbiamo parlato anche nel caso clinico, e poi ci sono condizioni metaboliche che magari dopo accenniamo. Ecco, questo vedete, lo stent ureterale dimenticato ha fatto questa fine. La parte sopra, quella che arrivava nella vescica della rimozione, si è spezzata, la parte sotto, che è quella che arrivava nel rene, viceversa, si era completamente calcificata e aveva dato appunto, aveva causato questa difficoltà di estrazione e quindi la sua rottura, proprio perché era abbandonato ormai da mesi e aveva quindi subito questo deterioramento grave fino a questo punto, e vi assicuro che la rimozione di questi corpi estranei che si deteriorano è molto difficile. Ci sono poi fattori estrinseci, chiamiamoli ambientali, che sono altrettanto importanti, per cui i lavoratori in ambienti caldi, in particolare i classici operai degli altoforni, delle acciaierie bresciane, piuttosto che i lavoratori dei panifici o comunque pazienti che lavorano gli asfaltatori, gente che sta al caldo è più esposta per motivi chiari di disidratazione alla calcolosi. Gli aspetti climatici, questi riguardano ormai un po' tutta la nostra Italia, perché direi che il clima caldo è anche sicuramente un clima delle nostre latitudini del nord. Gli aspetti dietetici sono importantissimi, non studiati a sufficienza, ma sicuramente sufficientemente compresi per poter dire che una dieta ricca di sale, ricca di proteine animali e con un eccesso, ecco, importante dirlo, non con un normale quantitativo, ma con un eccesso di calcio e di ossalati, favorisce lo sviluppo di calcio. Chiaramente questo va commisurato a quale sia l'idratazione, chiaramente una scarsa idratazione favorisce lo sviluppo di calcio. Ci sono poi diversi farmaci che possono dare adito alla formazione dei calcoli, tra questi importanti ricordare i diuretici e alcuni come antiretrovirali utilizzati per la terapia dell'HIV, come l'indinavir, che favorisce appunto la calcolosi. Infine, l'infezione urinaria è un fattore estrinseco che può favorire la calcolosi, perché sviluppa nella via urinaria una matrice proteica sulla quale si possono appunto formare dei calcoli. Come si forma calcolosi? Non mi dilungherei troppo, sappiamo che è un processo complesso nel quale interviene uno scompenso tra quello che è i soluti e quello che è il solvente, quindi quello che il rene elimina con la diuresi e la quantità di componente liquida della diuresi stessa, che favorisce l'aggregazione dei cristalli a seguito di una condizione cosiddetta di supersaturazione delle urine. Ecco, senza andare troppo nel dettaglio, tuttavia possiamo riassumere sostanzialmente la patogenesi della calcolosi sotto questo aspetto fondamentale. Ci sono poi dei fattori che la favoriscono,
e dei fattori viceversa che la inibiscono. Ecco, tra gli inibitori è particolarmente importante ricordarsi i citrati, perché sono un elemento che può contribuire alla cura della calcolosi stessa. Bene, a questo punto sarebbe interessante riuscire a capire effettivamente questa fisiopatologia di base che sta nella calcolosi urinaria e soprattutto quali sono le composizioni possibili anche di questi calcoli, naturalmente sulla base delle varie diatesi e condizioni predisponenti, sia estrinseche sia intrinseche alla popolazione che ne soffre. Chiedo a Mariangela se può inquadrarci questo problema fisiopatologico della base della calcolosi. Certo, intanto è molto affascinante la calcolosi perché, come ha già detto Alessandro, in realtà la calcolosi non è una malattia, è il fenomeno di tante malattie che ne stanno alla base, è come la punta dell'iceberg e quindi è l'epifenomeno di ciò che ci sta alla base, tutta quella serie di malattie o più patologie che abbiamo visto, e le abbiamo viste col caso clinico, ce ne sono anche altre, che alla fine si manifestano con la precipitazione di cristalli più o meno differenti nel contesto delle vie urinarie. Abbiamo anche in questo caso delle brevi diapositive. In realtà la maggior parte dei calcoli che noi troviamo nelle urine è di tipo calcico, ossalato, carbonato, fosfato, un mix, quindi misti, fino al 70% dei casi. È molto affascinante, mi ricorda ancora quello che noi abbiamo studiato per quel che riguarda la cristallizzazione di questi calcoli. Noi sapevamo che quasi in maniera romantica a livello dei vetrini c'erano le foglie d'ulivo che dovevano essere i cristalli di acido urico, oppure noi ci ricordiamo le concrezioni che vedevamo a busta da lettera, quindi gli ossalati, i cristalli di ossalato di idrato o il monidrato che era clessidra. Al di là di tutto ciò, ci sono dal punto di vista epidemiologico diverse composizioni, quindi come vi ho detto le più frequenti sono quelle di ossalato di calcio, a cui seguono quelle di acido urico, soprattutto nei soggetti anziani, seguiti nei pazienti soprattutto che hanno un quadro infettivo misto, i calcoli di tipo fosfato ammonio magnesiaco, quelli di cistina sono alquanto rari e poi ci sono altri calcoli che sono dovuti, come ha detto già anticipatamente Alessandro, ad altre cause come per esempio l'assunzione di determinati farmaci. Quello che è importante è che al di là di come si possano manifestare questi calcoli, quello che bisogna fare è andare a eseguire, una volta che sono stati espulsi spontaneamente oppure siamo andati a trattarli, e vedremo come, devono essere analizzati dal punto di vista dell'esame chimico-fisico. Se è vero che la calcolosi più preponderante è quella calcica, quella calcica può essere dovuta a un'ipercalciuria, l'ipercalciuria può essere ipercalcemica o normocalcemica. Nel caso dell'ipercalcemia non dimentichiamoci patologie come l'iperparatiroidismo oppure un eccesso di intake di antiacidi in pazienti che per esempio soffrono di acidità gastrica, di GERD, ipervitaminosi D, sarcoidosi, sindromi paraneoplastiche. Oppure, come vi dicevo, potrebbe essere normo ipocalcemica da alterato intake di calcio, morbo malattia di Cushing, l'ipertiroidismo, le terapie steroidee, l'osteoporosi, un'immobilità prolungata. Non dimentichiamoci che la calcolosi calcica può essere anche dovuta a un'iperossaluria, raramente questa può essere primitiva, dovuta ad un deficit enzimatico e quindi di derivazione autosomica recessiva o secondaria, più frequente, da malassorbimento intestinale, nelle risezioni ileali, nei bypass biliopancreatico, nelle infiammazioni croniche dell'intestino o attraverso l'assunzione incontrollata con la dieta. Per quanto riguarda la calcolosi uratica, abbiamo visto il caso poc'anzi del signor FL che aveva un quadro di iperuricemia
dovuta alla gotta, alle neoplasie, dimentichiamoci del mieloma di cui abbiamo accennato, la chemioterapia per le neoplasie ematologiche, il caso calzava a pennello, la talassemia, l'anemia falciforme, il morbo di von Willebrand, un eccesso anche qui dietetico di purine, oppure dovuta a un pH eccessivamente acido, e abbiamo visto soprattutto a livello del tubulo distale, laddove il pH è ancora più acido, dove i cristalli non si riescono a sciogliere e precipitano. Qual è la caratteristica della calcolosi uratica? Quella di essere radiotrasparente. E quindi la classica Rex diretta addome, il cosiddetto addome in bianco, non è indicato in questi casi. Ricordatevi che adesso nelle linee guida nella diagnosi l'attack in bianco è il gold standard della terapia, della gestione diagnostica di prima linea. E poi la calcolosi da struvite. Calcolosi da struvite secondaria alla stasi e all'infezione urinaria. Ricordatevi, il paziente aveva uno pseudomonas aeruginosa ed è un calcolo dove c'era una componente, quindi svegliamo qualche cosa, c'era una componente ulatica a cui si era aggiunto una matrice proteica, quindi una composizione mista di tipo organico, era una calcolosi a stampo dove c'era contestualmente acido urico e struvite, quindi triplo ammonio magnesiaco. E che dire, la calcolosi da cistina. La calcolosi da cistina è una calcolosi dovuta a una malattia che è autosomica recessiva, che si trova ovviamente più frequente in età pediatrica, quindi in età giovanile, dovuta a un deficit enzimatico che riduce il riassorbimento tubulare di alcuni aminoacidi, soprattutto la cistina, che è in grado di precipitare in quanto insolubile nelle vie urinarie, ma anche di altri come, ecco, il complesso cola, quindi l'ornitina, la lisina e l'arginina, ed è caratterizzata da un'alta percentuale di recidive e resistenze alla terapia. A questo punto viene da chiedersi, in realtà, perché abbiamo visto che le composizioni sono molteplici di queste calcolosi, ma si presentano in qualche modo col dolore acutissimo, col dolore sordo, con sintomi che fanno pensare forse anche a qualcos'altro. E quindi anche il medico di famiglia si trova nella necessità, una volta avuto il sospetto diagnostico, di iniziare un percorso diagnostico che debba avere degli step. E chiedo a Alessandro, come si presenta quindi sostanzialmente e come si deve svolgere a questo punto la diagnostica? Certo, allora sia chiaro che non vogliamo essere, come si dice, eccessivamente scolastici, questa non è una lezione, però Il senso di questo tema che abbiamo voluto toccare con Massimo è quello di fare un breve richiamo al fatto che la presentazione clinica nella maggior parte dei casi in realtà è tipica, ecco, vale a dire che il quadro acuto secondario alla migrazione di un calcolo che possa prendere la strada dell'uretere, per cui ricordiamoci che sono sempre calcoli dal punto di vista dimensionale che non superano abitualmente il centimetro, centimetro e mezzo. Ecco, in questo caso il quadro clinico è il quadro tipico della colica renale, che effettivamente credo difficilmente si possa, o meglio, si può confondere con altri quadri, ma è di portata tale che da convincere rapidamente il paziente e sicuramente anche il medico di medicina generale a prendere dei provvedimenti diagnostici dopo quelli curativi. Tuttavia, lo spunto che Massimo voleva lanciare è che ci sono anche dei quadri clinici meno eclatanti, i quali effettivamente talvolta sottendono a delle condizioni magari meno urgentemente pericolose, ma sicuramente più definitive nelle loro conseguenze. Questi sono i casi dei calcoli più voluminosi che tendono ad occupare le cavità renali e possono produrre quindi un danno renale cronico pur presentandosi con una sintomatologia molto molto modesta. Ecco, questa probabilmente è la situazione più subdola nella quale è possibile, come dice il titolo di questa serata, con una calcolosi a stampo, come gli esempi.
esempi che sono passati poco fa, è un paziente che può lamentare saltuariamente un dolore magari non di tipo colico, ma piuttosto di tipo sordo e gravativo, subcontinuo, che può essere attribuito appunto alla patologia vertebrale, e trovarsi all'atto della verifica diagnostica un rene ormai perso. Più raro, ma possibile, si possono presentare dei calcoli con dei sintomi, viceversa, che più facilmente attribuiamo al basso tratto urinario, come l'ematuria, cosa che è possibile. Succede al dolore. Ci sono spesso situazioni di tipo infettivo provocate e concomitanti alla calcolosi, per cui l'infezione urinaria ricorrente richiede un accertamento che verifichi l'eventuale presenza di un calcolo renale, nell'ottica che la calcolosi, che come abbiamo visto può essere favorita dall'infezione, al tempo stesso può anche essere causa di infezione, per cui non scordiamoci che il paziente che appunto ha infezioni recidivanti, magari proprio da germi come quelli che abbiamo citato prima, è un paziente che potrebbe avere una calcolosi che richiede di essere diagnosticata con una metodica per immagini. Infine, nei casi più gravi, in pazienti monorene o in pazienti con calcolosi bilaterale, si può rischiare di arrivare addirittura all'insufficienza renale, e vi garantisco che non è un evento, è un evento poco frequente, però sicuramente non impossibile. Credo che oggi avere un paziente da destinare alla dialisi per una calcolosi sia un grosso rimpianto per tutti noi medici. Sulla diagnostica sarò breve. Allora, avevamo dei mezzi diagnostici consolidati fino a 15 anni fa. Erano sostanzialmente la radiografia dell'addome diretto e in seconda battuta, facciamo 20 anni fa, in seconda battuta si passava all'urografia. Poi abbiamo avuto l'introduzione ad ampio spettro dell'ecografia che accompagnava l'addome diretto ed eventualmente l'urografia. Ecco, oggi come oggi questo iter è del tutto scomparso. Vale a dire che il primo step è quasi sempre un'ecografia che si svolge in via elettiva, diciamo ambulatoriale, nel paziente sostanzialmente, o nell'ambulatorio del medico di medicina generale, nel paziente che è sostanzialmente asintomatico. Quindi può essere l'esame in prima linea che ritrova una calcolosi asintomatica. Si può svolgere in prima battuta nel paziente sintomatico, però abitualmente in una condizione, chiamiamola office, cioè una ecografia fatta o dallo specialista urologo, se viene chiamato l'urologo, o dallo specialista del pronto soccorso, ormai sempre meno dallo specialista radiologo. Perché? Perché questo primo esame di fatto costituisce uno screening e dà spazio poi quasi immediatamente all'esame che oggi è principe della diagnostica in urgenza, che è la TAC senza mezzo di contrasto. Una dose radiante tutto sommato contenuta, di fatto di non molto superiore a quella dell'addome diretto, una capacità diagnostica in termini di cosiddetto valore predittivo positivo, cioè di veri positivi, ecco, molto molto alta. Se il calcolo c'è sicuramente si vede. Una capacità diagnostica nei confronti della diagnostica differenziale importante, dall'aneurisma della aorta fino alla patologia splenica, fino alla patologia anche di natura vertebrale, molto buona. Quindi, oggi come oggi, l'iter diagnostico diciamo che vede l'ecografia del apparato urinario e la TAC senza contrasto. Qualora vi sia una calcolosi che richieda un trattamento, che non sia un trattamento in emergenza, ecco, è preferibile accompagnare a questi primi due passaggi un attacco col mezzo di contrasto. Questo per avere una garanzia sugli aspetti funzionali. Finché non abbiamo il contrasto non sapremo se il rene è un rene in buona funzione oppure no, e per poter quindi prospettare i trattamenti, ne parleremo tra poco, e poter pianificare questi trattamenti e tutelare il paziente anche da eventuali sequele legate ai trattamenti, con in mano un esame definitivo a 360 gradi, sia sulla diagnostica del calcolo, sia sugli aspetti strettamente funzionali. La radioopacità, l'abbiamo sentito parlare un po' prima, non dico che sia una memoria storica, ma insomma cerchiamo
di mantenere a mente per i pochi casi che fanno un esame diretto, in genere per altri motivi. Ecco, se la calcolosi radiotrasparente per definizione non si vede, tra i calcoli radiopachi c'è una certa variabilità che ne può far intuire la composizione. Però diciamo che, come dicevo prima, quindi lo studio principe è quello dell'ecografia, ottimale per verificare la calcolosi renale e la calcolosi dell'uretere distale, subottimale per la calcolosi dell'uretere intermedio, ma tuttavia in questi casi idonea a sufficienza per individuarne le conseguenze, quindi parlo di idronefrosi, e quindi propedeutica eventualmente al secondo esame che dicevamo prima, cioè la TAC senza contrasto. L'urografia non la vediamo più, a me personalmente un po' dispiace, perché era un esame secondo me con delle potenzialità in termini di informativi per l'urologo, ma è inutile dilungarsi su questo. Quindi oggi arriviamo pressoché sempre nella calcolosi di una certa importanza, quindi quella che non si risolve banalmente, quella che non è la renella che viene espulsa, arriviamo alla TAC senza contrasto. Ricordiamoci che oltre che la diagnosi di patologia, cioè di calcolosi, la TAC senza contrasto presenta una buona possibilità di indirizzare anche circa la composizione del calcolo. Calcoli a bassa densità, quindi con un numero di unità Hounsfield basso, sono tendenzialmente calcoli di acido urico, e viceversa calcoli ad alta densità, quindi con unità Hounsfield alte, sono calcoli a composizione calcica. E tutto sommato questa discriminazione è quella più importante, non fosse che per i calcoli di acido urico vediamo abbiamo terapie a disposizione diverse da quelle degli altri calcoli. La possibilità di misurarle in genere è a disposizione sicuramente del radiologo, che spesso completa il proprio referto anche con questa informazione. Quello che ci capita spesso di fare qui in clinica, e che credo possiate facilmente fare anche voi nei vostri ambulatori, è, caricando la TAC, di usare il ruler, lo strumento, diciamo, che permette di dare la misura della densità dell'immagine inquadrate, e quindi nel caso in cui il radiologo non ce l'abbia refertata, possiamo integrare noi questa valutazione, appunto ricavando questa misura. Sul management, senza andare sulla terapia in senso stretto, mi preme solo ricordare questi punti. Se abbiamo un paziente in urgenza, le priorità sono in questo ordine, in maniera molto molto netta. Trattare i sintomi, quindi prima la terapia sintomatica e la terapia dell'infezione. Come abbiamo visto, si sarebbe dovuto fare nel caso presentato dalla professoressa Cerruto, trattare l'ostruzione, quindi una conseguenza della colica. Terzo, se c'è una malformazione, inquadrare la malformazione. E in ultimo, quindi quando tutti questi punti sono, tra virgolette, sistemati, pensare alla cura in senso stretto della calcolosi. Quindi abbiamo visto prima un caso che è andato incontro allo stent ureterale, vedrete alcuni pazienti che passano dall'urologia che potrebbero trovarsi con una nefrostomia. Ecco, nel caso di cui abbiamo parlato prima, forse una nefrostomia avrebbe avuto una sua utilità maggiore nella gestione del caso. Ricordatevi che per l'urologo la nefrostomia è un provvedimento pur parzialmente più invasivo dello stenting ureterale, perché di fatto sull'invasività si può discutere, un po' più cruento forse, ma è più diretto come accesso, diciamo, alla via urinaria rispetto allo stent per via retrograda, che deve risalire la via urinaria per i suoi tratti, diciamo, naturali. Ecco, questo provvedimento è per l'urologo un'arma fondamentale nella gestione dell'ostruzione. Quindi il messaggio che vorrei lasciarvi è: non pensiate che il paziente a cui l'urologo, o meglio che l'urologo che predilige la nefrostomia, sia un urologo con un approccio, diciamo, al problema vecchio stampo. È un urologo che possiede, diciamo, questa metodica di derivazione urinaria e ne sfrutta al massimo le potenzialità. Le potenzialità sono di verificare se il rene funziona o non funziona, di poter gestire
questo presidio, chiudendolo qualora l'ostruzione si risolva, vuoi per il trattamento, vuoi spontaneamente, in alcuni casi di fare anche dei trattamenti diretti attraverso appunto la nefrostomia. Quindi è un'arma molto potente ed è molto importante che tutti noi urologi cerchiamo di gestire al meglio, facendo capire anche al medico di medicina generale che a volte chiediamo al paziente un piccolo sacrificio in termini di comfort per avere un grande guadagno sulla gestione del suo problema. In alternativa ci sono gli stent ureterali, ne abbiamo un po' già parlato, e credo che con questo Massimo passerei la palla anche a Mariangela, c'è qualcosa da chiederle, credo. Sì, sì, abbiamo visto la l'eziopatogenesi, abbiamo visto la modalità in cui si presentano, abbiamo visto come si può fare una diagnosi, quali sono le metodologie diagnostiche più appropriate e più corrette. A questo punto viene da chiedersi, ma fatta la diagnosi, Come li curiamo a questo punto questi calcoli? A te, Mariangela. Ecco, e per rispondere alla tua domanda, curare è una parola grossa, è una gestione, anche qui, è una gestione che deve essere condivisa con i colleghi nefrologi per quanto riguarda gestione medica, e vedremo in che senso mi esprimo così. Il ruolo dell'urologo è fondamentale nella gestione della calcolosi per cercare di eliminare i calcoli che in quel momento sono presenti nelle vie urinarie e che creano danno e che possono creare danno potenziale, che nella fattispecie, come ha detto Alessandro, negli step che ha elencato, dal trattamento del dolore nel momento in cui il paziente ha la colica, alla gestione dell'ostruzione, e poi al trattamento del calcolo, come si inserisce la terapia urologica. Quindi abbiamo un trattamento medico, ci sono dei calcoli, l'ha accennato Alessandro, che sono passibili di terapia chemolitica, si dice, ad esempio quelli di acido urico. Se è vero che la nucleazione dei calcoli di acido urico è dovuta a un fattore intrinseco che è costituito dalla presenza di un alterato pH urinario, allora se io vado ad agire alcalinizzando le urine, scioglierò, andando a utilizzare il pK dell'acido urico, andrò a sciogliere questi calcoli che si sono andati a precipitare nelle vie urinarie. Ovviamente nel momento in cui non ho delle armi come con i calcoli di acido urico, quindi con la terapia alcalinizzante in associazione al citrato di potassio, a questo punto devo andare a, nel mio bagaglio, nel mio calderone di opzioni terapeutiche, andare a scegliere quella che è l'opzione migliore per il trattamento del calcolo che ho. Come faccio? Intanto ho diverse armi. Le armi sono a voi note. C'è il trattamento, il cosiddetto SWL, la shockwave lithotripsy, che è una tecnica che sfrutta le onde d'urto nel momento in cui noi andiamo a focalizzare l'attenzione sul calcolo, mirare sul calcolo che noi dobbiamo andare a frantumare dall'esterno, possiamo utilizzare questa tecnica. Questa tecnica ovviamente dipende anche dalla durezza del calcolo, dalla dimensione del calcolo, calcoli che sono inferiori a 2 cm sono sicuramente più passibili di terapia esterna con l'SVL, calcoli maggiori meritano altri approcci terapeutici. La durezza del calcolo, abbiamo visto da Alessandro che grazie all'Hansfield Unit è possibile andare a vedere quanto duro sia questo calcolo, quanta densità abbia, quindi meno duro è, più passibile di frantumazione con questa tecnica mini-invasiva esterna. Ovviamente bisogna considerare dei fattori di rischio e delle controindicazioni. Una donna in gravidanza non può essere sottoposta a un SVL, se vi sono delle diatesi emorragiche che non possono essere risolte entro 24 ore prima della procedura, è bene cambiare terapia. Poi ci sono delle malformazioni, quindi qui l'antropometria del paziente è particolare, alcune malformazioni ossee scheletriche impediscono la corretta focalizzazione del calcolo con la macchina.
Oppure ci possono essere anche pazienti obesi che ne impediscono proprio l'individuazione corretta e la focalizzazione del calcolo e quindi impossibile andare a puntare, fare il puntamento del calcolo stesso. Non di meno ci possono essere anche delle situazioni come delle cisti renali che si possono rompere o lì vicino, soprattutto a livello del rene di destra, la presenza di alcuni angiomi epatici che potrebbero esporre al sanguinamento e non ultime delle malformazioni direttamente sulle vie escretrici. Nel momento in cui la terapia con SVL non è indicata, allora si passa a quella che viene definita terapia endourologica, quell'insieme di armi che noi abbiamo sempre mini-invasive per la gestione e la frantumazione di questi calcoli. Per la calcolosi renale, ad oggi si usa la cosiddetta chirurgia renale retrograda, la RIRS, Retrograde Intrarenal Surgery, per calcoli che nella gran parte dei casi devono essere inferiori a 2 cm. Ovviamente bisogna stare attenti che, come ha detto Alessandro, per lo posizionamento dello stent vale lo stesso. Ricordiamoci che un approccio endurologico retrogrado viola più dell'approccio percutaneo un sistema che nasce per essere un sistema chiuso. E a questo punto bisogna stare attenti alle complicanze settile che possono insorgere o addirittura a delle complicanze tecniche come per esempio le avulsioni degli ureteri, la perforazione delle vie urinarie o anche in seconda battuta dopo procedura le stenosi, soprattutto a livello dell'uretera. Quando non è possibile perché ci sono dei calcoli più voluminosi, allora si ricorre alla via percutanea, alla cosiddetta PCNL. Ultima chance quando la terapia endourologica non è risolutiva o non è possibile, data il grande impegno, come voluminosi calcoli a stampo, dove non è possibile andare a gestirli anche con più sedute endurologiche, intendiamoci, o a combinate, sedute combinate, sia per via anterograda che per via retrograda, l'ultima chance è rappresentata dalla chirurgia, quindi dalla chirurgia maggiore, che può essere oggi, una volta lo era in open, oggi è laparoscopica e ancora di più robotica. Ovviamente bisogna considerarla in questo consesso soltanto come terapia di ultima linea e non di prima linea. Adesso vi faccio vedere una sorta di carrellata di immagini che vi fanno proprio vedere quello che vi ho brevemente è in sintesi esposto. Questo è un apparecchio per la litotrissia extracorporea. Se andiamo avanti possiamo vedere che queste immagini, questi disegni, iconografie ci fanno vedere l'approccio percutaneo che ci consente con anche gli ultrasuoni, ma anche balisticamente o in ultimo il laser, ad andare a frantumare il calcolo, addirittura fare in determinate circostanze, soprattutto quando i calcoli sono ad esempio ai calici inferiori, si va direttamente al puntamento sul calice e fare proprio una litolapassia attraverso la miccia. Oppure ancora, se andiamo avanti, possiamo vedere come nel contesto della RIRS, con gli strumenti flessibili e grazie alla tecnologia laser, andiamo a frantumare e a risolvere in polvere queste concrezioni litiasiche, consentendole anche l'espulsione spontanea come calcoli attraverso le vie urinarie. Se vediamo, andiamo oltre, possiamo vedere che invece qui ci sono invece le tecniche chirurgiche, laddove non è possibile, con le pielolitotomie, e se vediamo oltre c'è proprio la nefrolitotomia, quindi andare direttamente attraverso il parenchima, seguendo le giuste strade chirurgiche vascolari, andare direttamente sul calcolo attraverso il parenchima renale, andiamo avanti per cercare di bonificare il più possibile, sia per via che per via, come dicevo, laparoscopica e non ultima robotica,
questa calcolosi nel momento in cui vi siano tecniche complicate. Per quanto riguarda invece la calcolosi ureterale, in realtà le medesime sono le opzioni terapeutiche, anche qui quella medica in primis, a secondo delle dimensioni e a secondo dove è posizionato il calcolo, in uretere prossimale, in uretere medio, in uretere distale, la terapia litica in associazione alla terapia espulsiva, l'SVL anche in questi casi, la classica ureteroscopia con il laser litotrissia e con cestellamento dei frammenti risiasici residui, per anche in questo caso, in casi selezionati e sempre più raramente, allora quando è fallimentare l'approccio endurologico, ricorrere alla chirurgia maggiore, ovviamente considerando sia nell'un caso che nell'altro, in primis se ci sono i fallimenti, come vi ho detto, o delle malformazioni associate nel contesto delle vie urinarie. E da qui alcune immagini suggestive che vi fanno vedere proprio il cestellamento, andare col cestello e andare a intrapporare, tirar via. Questa manovra deve essere attenta, ricordatevi sempre di non perdere mai il lume dell'uretere. E quello che è importante, come aveva sottolineato il professor Antonelli, è fare prima un'accurata diagnosi, perché nel momento in cui dobbiamo approcciarci all'asse escretore, alle vie urinarie, è importante conoscerne quella che si chiama la roadmap, quindi conoscere anticipatamente le vie urinarie che stiamo impegnando con i nostri strumenti, onde evitare che ci possano essere delle complicanze, quindi delle lesioni iatrogene, e non sarebbe sicuramente auspicabile. Perfetto, grazie. Io chiuderei a questo punto questa trasmissione parlando della prevenzione. Alessandro, per quanto riguarda la prevenzione, cosa fare, come comportarsi? Sì, Massimo, chiudiamo con questo perché è un po', diciamo, la nostra forma mentis che tratta la patologia con quell'ordine che abbiamo seguito, e peraltro è utile anche per appunto prima occuparsi della malattia, delle sue manifestazioni più importanti, ma dobbiamo riconoscere, e anche su questo probabilmente servirebbe uno sforzo comune, che l'aspetto preventivo è forse quello meno a cui si dedica meno attenzione, anche perché in queste condizioni il paziente è asintomatico, quindi lui stesso è meno diciamo prono alle osservazioni di comportamento, di stile di vita e in alcuni casi terapeutici che gli vengono mossi. Però per la calcolosi la prevenzione è fondamentale. Perché? Perché si tratta di una patologia per definizione recidivante, e quindi a fronte del rischio di ritornare, diciamo, nella situazione di avere una condizione sintomatica, è chiaro che lo sforzo della prevenzione assume un particolare significato. Lo assume ancora di più perché l'ha detto in queste ultime parole Mariangela, i trattamenti che noi proponiamo sono trattamenti il più possibile rispettosi dell'anatomia e quindi con l'ambizione di essere completamente efficaci e minimamente nocivi. Ma l'apparato urinario, come tanti organi del nostro organismo, ma l'apparato urinario in particolare, l'uretere ancor più in particolare, non si presta ad essere percorso da strumenti più e più volte. Per cui i pazienti che incorrono nei trattamenti endurologici per un numero ripetuto di volte sono pazienti che vengono esposti ripetutamente appunto al rischio di sviluppare delle sequele che si ripercuotono nella funzione del loro rene o dei loro reni. Quindi innanzitutto è essenziale capire quali siano i casi ai quali è mandatorio muovere dei consigli preventivi. Sono i pazienti cosiddetti che hanno un alto rischio di diventare gli stone formers, quindi i produttori di calcoli, e sono pazienti che
sicuramente soffrono, cioè tra questi ci stanno sicuramente i pazienti che soffrono delle condizioni dismetaboliche di cui abbiamo parlato. Per cui, tutto sommato, se il paziente ha una condizione dismetabolica come un iperparatiroidismo, ecco, è probabilmente implicito che queste misure preventive per lui saranno considerate. Tuttavia mi preme, come dire, ricordarvi alcune condizioni che forse vengono un po' meno connotate come associate alla calcolosi ricorrente, sono tutte le patologie intestinali. Ecco, ricordiamoci che la formazione dei calcoli risente chiaramente dell'introito idrico, ma anche dell'introito alimentare in senso stretto, e quindi tutto quanto va a intervenire sul buon assorbimento intestinale può esporre a un rischio di calcolosi. Per cui ricordiamoci, i più comuni oggi sono i pazienti che fanno chirurgia bariatrica. Ecco, questi sono pazienti che magari all'atto chirurgico ricevono un completo counseling su tutto quello che può comportare l'intervento in termini di stile di vita, dietetico e anche psicologico, un po' meno sul fronte della calcolosi, non dimentichiamocelo. Secondo aspetto che mi preme a ricordarvi è quello che riguarda la vitamina D. Siamo tutti noi che facciamo una vita prevalentemente al chiuso tendenzialmente ipovitaminosici. D, la supplementazione è d'obbligo, è bene che non venga fatta in modo indiscriminato perché ci sono dei rischi appunto di eccesso. Quindi queste condizioni dismetaboliche sono quelle nelle quali probabilmente l'inquadramento generale della patologia può portare anche a consigli preventivi. Le ultime che ho citato sono quelle un po' più neglette, quindi ricordiamoci. Dopodiché ci sono delle condizioni più generali che in particolare riguardano l'età di insorgenza, chi ha calcoli da giovane, anche per motivi di aspettativa di vita, ovviamente, ma è un paziente più predisposto. La calcolosi in età più avanzata può essere più facilmente un episodio sporadico. La familiarità, come detto, risente di fattori probabilmente intrinseci, genetici, ma anche di fattori estrinseci, ambientali. In ogni caso, il paziente che ha un episodio di calcolosi e che ha la mamma, la sorella, la zia, il nonno, che hanno avuto 10 episodi, ecco, lui è un paziente da tenere sott'occhio perché è probabile che gli succederà. Il paziente con calcoli di acido urico è un paziente che per definizione è uricosurico e quindi è un paziente che ha una predisposizione a formare di nuovo dei calcoli. Spesso, per fortuna, sono calcoli più piccoli e spesso è solo, come si dice, renella, però si tratta di una condizione con maggiore predisposizione. Ci sono poi una serie di condizioni strettamente urologiche, che sono tutte condizioni di natura malformativa, sulle quali non mi dilungo, però sappiate che la malformazione urinaria in generale predispone alla calcolosi, sia che sia una malformazione con una sequela ostruttiva, parlavamo prima della sindrome del giunto pielureterale, ma tutto sommato la malformazione urinaria in generale, quindi anche se non c'è una chiara ostruzione, il rene malformato è più sottoposto ad avere dei calcoli. Quindi il paziente con una malformazione urinaria, come può essere appunto il paziente con reflusso, un rene a ferro di cavallo, un paziente con la stenosi del giunto pielureterale, è un paziente che è bene abbia una sorta di sorveglianza per la calcolosi e che riceva indicazione appunto di tipo preventivo. E infine, come ho detto all'inizio, i pazienti che sono in condizioni lavorative che li espongono ad alte temperature. Come si può fare la prevenzione? Allora, prevenzione diciamo che si fa con quelli che tutto sommato sono i consigli che vanno bene, io direi, non so Massimo come ne pensi, ma va bene veramente per tutto, per cui in fondo nella nostra società medicalizzata e terapeutica possiamo dire che siamo riusciti, e mi pare di poterlo dire in modo abbastanza certo, senza grandi evidenze scientifiche, siamo riusciti a far convogliare su tantissimi fronti prevenzione delle malattie cardiovascolari, la prevenzione delle malattie oncologiche, qui parliamo di calcolosi, a portare dei consigli che sono i buoni consigli della persona, diciamo, intelligente, a convergere tutti sulle stesse prescrizioni. Per cui
quello che aiuta la prevenzione della calcolosi sono un sacco di buone norme di stile di vita che avrete sicuramente sentito raccontare anche per altre cose. Quindi l'idratazione prima di tutto, quindi è importante che ci sia un'idratazione abbondante. Per noi medici forse è superfluo dirlo, ma il paziente bisogna proprio dirlo talvolta, non le bevande zuccherate, quindi non il tè alla pesca per capirci, né tantomeno la Coca-Cola, quindi l'idratazione di acqua pura. Acqua preferibile, questo è un discorso molto ampio, molto lungo. In linea di massima noi ci sentiamo di dire che non c'è in senso stretto un'acqua preferibile, una caratteristica dell'acqua che vada a preferirsi, nel senso che in termini di residuo fisso, quindi di quantità di minerali che l'acqua apporta, di fatto non c'è la variabilità che viene riportata nelle varie pubblicità, non è sufficiente per favorire o prevenire la calcolosi. Conta piuttosto la capacità diuretica di quest'acqua, quindi quanto poi favorisca la diuresi, ma la cosa ancora più importante è che sia assunta in quantità sufficiente. Quanto ne basta? Si può dire che si dovrebbe riuscire ad urinare, quindi conta la diuresi più che l'introito, un volume di circa 2 litri al giorno, possibilmente di urine il più ipostenuriche possibile, e quindi con una cartina, diciamo, di colorimetrica fai da te, possiamo tranquillamente dire al paziente che se le sue urine sono chiare, non completamente trasparenti, ma molto chiare, vuol dire che si sta idratando correttamente. Più si scuriscono, peggio è la sua idratazione, e qualora ravveda durante la minzione delle urine tendenzialmente scure, si deve preoccupare di, immediatamente in senso lato, ma rapidamente, di integrare l'apporto idrico con l'introduzione, ad esempio, di un paio di bicchieri di acqua. Ecco, questa cosa secondo me questo è il metodo più semplice da insegnare al paziente. Guardi le sue urine, se sono chiare va bene, se le vede scure va da bere un paio di bicchieri d'acqua, piuttosto che dirgli beva 2 litri o misuri di aver urinato 2 litri. Ci sono poi dei consigli dietetici che penso facciano sicuramente, siano la buona prova di quello che dicevo all'inizio di questa ultima discussione, vale a dire mangiare una dieta bilanciata, possibilmente con poche proteine animali, con poco sale, e non perseguire una restrizione calcica, anzi, ricordiamoci che in caso di restrizione calcica le condizioni dismetaboliche del metabolismo del calcio fosforo fanno sì che il calcio vada nelle urine perché viene recuperato dall'osso, per cui questo non è sicuramente un buon consiglio. Sugli ossalati, per cui in particolare le verdure come gli spinaci o il tè, ricordiamoci che questi vengono facilmente chelati proprio dal calcio a livello intestinale, per cui il consiglio, la dieta, diciamo, delle nostre nonne, che prevedeva che quando si mangiava gli spinaci li si cospargeva di formaggio, ha anche una sua giustificazione, diciamo, in termini preventivi, perché questo calcio del formaggio chela lo salato del calcio dell'intestino e fa sì che questo salato venga eliminato e non assorbito. E un po' questo richiama anche l'abitudine del tè con latte degli inglesi. I grossi consumatori di tè avevano, per motivi probabilmente più di vita vissuta, chiaramente, che non di livelli di evidenza scientifici, ma hanno l'abitudine di accompagnare il tè con il latte. Ultimo, e qui ci allarghiamo ancora di più nei consigli, diciamo, che vanno bene per tanto, un buon peso corporeo, una buona attività fisica, e quando si svolge attività fisica, questo è importantissimo per gli sportivi, ricordategli che in quelle condizioni devono chiaramente bilanciare quanto stanno perdendo con la loro giusta e sana attività fisica. Ok, io abbiamo già ricevuto qualche domanda, siamo andati un po' lunghi a dire la verità perché il tema era molto intrigante. Io farei un paio di domande che sono arrivate, dopodiché però è rimasto un debito del sapere come è andata a finire con quei calcoli del signor LB.
Mariangela, c'è una domanda che dice: la calcolosi sia sintomatica va sempre trattata? È muto il microfono. Mi ero spenta. Allora, per quanto una calcolosi asintomatica, allora ricordiamo il paziente che abbiamo visto. Spesso era sintomatico, però il sintomo diventa un cattivo consigliere. Quando possibile, compatibilmente con tutte le comorbidità, i calcoli vanno trattati. La calcolosi è fonte in futuro, può essere fonte di infezione e a lungo andare, questo ce l'hanno insegnato i nostri cari colleghi nefrologi, può causare insufficienza renale e danno renale. Quindi la calcolosi, ove possibile, va trattata. È ovvio che a seconda della sede del calcolo è passibile di espulsione spontanea, ma una calcolosi va trattata e, come ha detto dalle parole del professor Antonelli, tutte le volte possibile prevenuta, soprattutto nei high risk, quindi nei pazienti a rischio di recidiva. Alessandro, giro a te in maniera lampo quest'altra domanda che è arrivata. È conveniente nelle famiglie con alta prevalenza di calcolosi consigliare lo screening ai parenti? Oddio, la prova che sia conveniente in senso stretto, quindi uno studio di cost effectiveness, diciamo che non c'è. Io credo che oggi un altro dei mantra che sentiamo dire, nel quale francamente mi ritrovo, è che un'ecografia non si nega ormai quasi più a nessuno, per cui con giudizio è chiaro che se una famiglia di 10 persone, 8 hanno i calcoli, e altre 2, io un'ecografia gliela farei fare. Se si tratta viceversa di una familiarità molto debole, no, direi che non siamo giustificati nel prescriverla, è opzionale e discrezionale, ecco, però non siamo giustificati nel prescriverla. Un'altra domanda che è arrivata, Mariangela, la giro a te. Nei soggetti che hanno diastasi littiasica e sono sovrappeso, il dimagrimento può essere determinante per ridurre i fatti acuti? Non è stato dimostrato un fatto tale, è ovvio che dimagrire migliora quello che è lo stile di vita del paziente, per cui, e anche quelle che possono essere le alterazioni, la sindrome metabolica. Se noi riusciamo a gestire la sindrome metabolica, sicuramente avremo un impatto positivo sulla recidiva di malattie, quindi sulla recidiva del fenomeno, perché abbiamo detto all'inizio che non è una vera malattia, ma è l'epifenomeno. Quindi è possibile che il calcolo sia epifenomeno anche della sindrome metabolica di cui soffre il soggetto, e quindi conseguentemente la gestione della sindrome metabolica, da cui anche l'obesità, migliora quello che è il benessere delle vie urinarie, in questo senso la litiasi. Una risposta flash, Alessandro, a questa domanda, che in realtà però ne avevi già parlato in parte. Fino a che punto l'abuso del tè può contribuire a determinare litiasi e qual è il limite di uso? Probabilmente intendeva come quantità. Sì, sì, certo. Ma oddio, allora ammetto che la risposta dettagliata non mi sento di darla, nel senso che il tè è ricco di ossalati, per cui sicuramente rappresenta il fattore predisponente. Il limite di uso va misurato non tanto, come si dice, nella quantità specifica, perché questo dipende poi da diversi altri fattori, vale a dire da quanto uno si idrata in altro modo e dalla composizione corporea del paziente, da quali altri fattori di rischio ha, eccetera, eccetera. Possiamo dire che bere tutti i giorni del tè, in termini generali, in un paziente che è già predisposto, rappresenta un fattore di rischio, per cui l'assunzione deve essere condotta con buon senso. La nostra bustina filtro, non dimentichiamoci che comunque sia, produce un tè che non è un tè a carico drammatico, ecco, non è l'infuso con la quantità che si fa nei paesi anglosassoni. Quindi io penso che l'assunzione sia tutto sommato libera, con buon senso. Ecco.
Okay. Se uno beve 5 tazze di tè al giorno, ecco, forse. Ultima domanda, flash Mariangela. Un ascoltatore ci dice: nel sospetto sempre fare subito la TAC? Nel sospetto di una calcolosi o di una... Allora, la TAC va fatta. Allora, la TAC va fatta in urgenza come esame gold standard di prima linea in caso di sospetto di colica renale. Ovviamente, torno a rubare le parole di Alessandro, l'ecografia non si nega a nessuno. Nel momento in cui noi abbiamo un paziente in pronto soccorso, è ovvio che la prima cosa che si fa, che ci fanno i colleghi, è l'ecografia. Quindi si fa l'eco. Nel momento in cui abbiamo la necessità di andare a definire la sede meglio, soprattutto a livello dell'uretere, perché qualche volta la finestra acustica non è tale per cui abbiamo una definizione, e dobbiamo mettere, quindi dobbiamo essere operativi, una minima roadmap, anche senza mezzo di contrasto, va fatta. Quindi dopo la TAC non si nega, senza mezzo di contrasto. Però prima c'è l'eco. Perfetto. Ultimi 30 secondi per toglierci la curiosità relativa al... No, scusa, c'è anche un'altra domanda che dice: è utile consigliare l'utilizzo di integratori e in che situazioni? Sì, è utile perché prima di tutto è del tutto razionale e supportato. In che situazioni? Nelle situazioni prima di tutto di calcolosi residui e trattamenti di piccole dimensioni, quando abbiamo dei piccoli frammenti che possono essere passibili di espulsione spontanea, ma che non vogliamo rischiare rappresentino il nucleo su cui si formi in seguito un nuovo calcolo importante, ecco, gli integratori con il citrato di potassio e di magnesio, che sono i cardini dell'integrazione, in quanto il citrato è un inibitore della litogenesi ampiamente riconosciuto. Ma anche il Philanthus, che è poi l'erba spaccapietra conosciuta da tempo, quindi che si basa su un principio differente, sono degli integratori sicuramente efficaci. Quindi pazienti che hanno fatto un trattamento che hanno dei residui, pensiamo alle SVL, ma anche ai nostri trattamenti endoscopici. I pazienti che hanno una piccola calcolosi non sintomatica, quindi non ostruttiva, e per i quali ci possiamo permettere di monitorare nel tempo il quadro con la prospettiva al controllo successivo di vederla regredita. Ecco, queste sono le due condizioni principali. E poi i pazienti che hanno invece, che sono degli stone former accaniti, questi sono pazienti che invece questi trattamenti li fanno in via continuativa. Ok, grazie. Mariangela, questi 30 secondi di come è andata a finire il giallo delle litiesi? Allora, per fortuna ci siamo ricordati dello stent, quindi questo stent è stato tolto, il paziente inizialmente è stato trattato con più step, il primo step è stato quello di trattare la calcososi ureterale, successivamente poi il paziente ha fatto plurimi perché aveva una calcolosi a stampo parziale bilaterale dei calici inferiori, quindi ha fatto più sedute di percutanea per andare a bonificare i due assi escretori, anche perché purtroppo nell'andare a consigliare di stare attenti alla prevenzione delle infezioni, quei calcoli erano dei calcoli misti, dove c'era anche una componente di matrice, una componente di struvite, oltre a quella uratica. Quindi quel paziente rischiava fortissimo di andare in sepsi e rischiava veramente la vita, oltre che dal mieloma. Quindi è stato ha subito diverse procedure, però essendo una persona che al di là della terapia antiblastica non faceva altre terapie se non quelle per la gotta e l'allopurinoro, siamo stati da questo punto di vista fortissimi. Ottimo. Allora io concluderei qui, ringraziamo tantissimo la professoressa Mariangela Cerutto e il professor Alessandro Antonelli della disponibilità e delle competenze che hanno permesso di svolgere in maniera compiuta e completa, direi, questa serata. Ringraziamo anche tutti quelli che hanno ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo numero di Radio Web Cure Primarie. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Grazie, Massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo trasmesso Le prospettive angolari.
un appuntamento di Radio Web Cure Primarie. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.